L'estate di Barbara D'Urso non comincia proprio al meglio, specie considerando la fatica immane che l'è aspettata durante il corso di questa stagione televisiva, in cui ha praticamente gestito mezzo palinsesto di Canale 5, sobbarcandoselo interamente sulle spalle. Ma i 3 mesi di riposo, dopo la soddisfazione espressa la scorsa settimana, quando ha detto che la stagione televisiva non sarebbe potuta andare meglio, non sono cominciati proprio con il piede giusto, visto l'infortunio nel quale la conduttrice è incappata, documentando tutta la degenza su Instagram, con diverse foto nelle quali mostra le varie fasciature, compresa di gamba immobilizzata, alle quali è stata costretta. Barbara non perde mai il sorriso a dispetto di una notizia che di certo non rende piacevole l'inizio di questa stagione estiva. Barbara sembra non perdere mai l'ottimismo e quell'energia vitale che ne contraddistingue da sempre il profilo e soprattutto il suo lavoro. E così, mentre ci mostra la gamba fasciata, frasi come chi se ne frega o pensa positivo fanno sicuramente intuire che il recupero della conduttrice dalla caduta non durerà moltissimo e presto Barbara si rimetterà in forma. Chi se ne frega.